Storytime, evoluzione radio. Bentornati su Storytime, dove si raccontano storie e voi siete i protagonisti. Vi ricordo di seguirci sui nostri canali social, Instagram, Facebook e LinkedIn. Io sono Thomas e oggi con noi c'è Luca. Ciao Luca, come stai? Ciao, molto bene, molto piacere. Luca è passato nei nostri studi per parlarci del suo lavoro. Innanzitutto io ti chiederei come nasce questa professione che si chiama Professional Recruitment, si dice giusto? Esattamente. Che cos'è? Raccontaci un attimo. Allora, la ragione sociale è anche l'oggetto sociale. Insomma, come si capisce, facciamo selezione del personale, lo facciamo da psicologi, questa è la nostra caratteristica, perché in questo mondo ci sono tante società di selezione del personale e noi fin da subito abbiamo puntato sulla nostra professionalità da psicologi. Noi siamo una boutique, siamo 10 consulenti più altri collaboratori e prevalentemente siamo psicologi o comunque sociologi, professionisti laureati nell'ambito della gestione del personale e tutti con una specifica formazione interna che noi facciamo su come gestire i colloqui di selezione. Perché in estrema sintesi, per arrivare al punto, noi siamo sempre stati convinti e data l'evoluzione del mercato del lavoro lo siamo ancora di più, che per fare bene questo lavoro, cioè la selezione del personale, bisogna avere competenze psicologiche. Perché secondo te? Allora, perché posto che la persona deve saper fare le attività che poi sarà chiamato a fare, quindi le classiche mansioni, le competenze hard, fa la differenza quella persona che veramente vuole lavorare con te, perché quella persona darà il meglio di sé con te, solo che per capirlo devi capire che cosa vuole quella persona, almeno a grandi linee. In un colloquio di lavoro approfondito devi cercare di capire che cosa vuole, quali sono i suoi obiettivi, e per farlo devi essere uno psicologo o comunque devi avere una formazione di questo tipo. E quali sono i vantaggi nell'affidarsi a voi? I vantaggi sono che noi ci facciamo carico di questa responsabilità, che a volte rende veramente complicato il nostro lavoro. Io ho avuto conferma, ho iniziato a fare questo lavoro più di 10 anni fa e da Lehman in avanti, che è arrivato ben presto, è diventato tutto più complicato. Non ne parliamo dopo il Covid, cioè le persone, e questo è anche positivo, sono molto attente alle loro esigenze, cosa vogliono fare, che percorso di carriera vogliono fare. Questo rende tutto più oneroso per le aziende, cioè l'azienda non si può più non far carico di analizzare questi aspetti, cioè se li lascia al caso, ne prende uno per prenderlo, poi nessuno fa veramente questo, uno cerca una persona che faccia quello e che sembri sia un fitting giusto, non basta, perché il rischio è che se l'azienda non si fa carico di questo, che è un investimento, diciamolo chiaramente, è un investimento sul personale, se non lo fa, rischia che poi ha persone che se ne vanno dopo poco tempo, persone insoddisfatte, elevato turnover, e questo costa molto di più, oltre che non sostenere il business aziendale. Beh, effettivamente è vero, costa tanto di più, penso, no? In generale. Sì. Vai, dimmi. Beh, perché allora il costo del personale, tradizionalmente il costo più elevato in un'azienda, vabbè, questo si sa, è noto. Non ne parliamo la gestione del turnover, anche perché soprattutto per quelle figure che sono a contatto con i clienti dell'azienda, continuare a cambiare referente è un problema, perché tu levi affidabilità al tuo cliente, quindi il ricambio del personale, che entro una certa misura è anche positivo e fisiologico, perché ingresso di nuove competenze, idee nuove, prospettive diverse, ma entro una certa misura, anche perché comunque se in un'azienda si sta bene, le persone tendenzialmente rimangono. E come vedi l'ambiente aziende in Italia, secondo te? Qual è l'errore principale che fanno? Allora, in Italia io vedo un po' di tutto. Queste sono considerazioni che faccio empiriche, no? Sulla base della mia esperienza, non ho dati alla mano, però ho visto tante aziende dall'esterno, ma guardandole dentro, c'è un po' di tutto in Italia. Noi in Italia, io penso che, appunto, salvo eccezioni, siamo dei gran lavoratori, non sempre siamo così organizzati, quindi a volte si superlavora per niente o comunque in modo non del tutto efficace. E poi c'è di tutto, c'è l'azienda padronale con una cultura così diciamo, e c'è l'azienda invece padronale che si prende veramente cura di te, c'è la sede italiana della multinazionale che è meritocratica sul serio,
oppure c'è quella che fa tanti proclami sul prendersi cura delle proprie persone, ma fa tante attività di facciata a livello che poi sono marketing sostanzialmente, ma che poi non riesce a occuparsi veramente bene delle persone. Noi, per esempio, adesso non stiamo parlando esattamente di questo, però noi dedicandoci alle persone nel fare selezione, poi ovviamente anche noi dobbiamo essere profittevoli, quindi ovviamente lo facciamo a scopo di profitto, certo, come tutte le aziende, però farlo bene, prendersi veramente cura delle persone, cercare di capire chi hai davanti, è un grosso aiuto per tutti. Sì, sono d'accordo, soprattutto perché comunque poi quando vedi che la persona che hai aiutato si, tra virgolette, sviluppa nel lavoro o comunque ha degli obiettivi vinti, è anche un successo tuo. È una grandissima soddisfazione. E nel mondo del business non c'è sempre spazio per queste soddisfazioni, ognuno fa le sue scelte. In questo lavoro tu vivi tante frustrazioni, le persone giustamente fanno quello che dicono loro. E infatti, qui torniamo alla psicologia, alla bravura è cercare di capire il meglio possibile che cosa vogliono e assecondarli, facilitarli. Poi quando hai beccato il matching giusto, ti sono anche grati, perché comunque il lavoro è una componente importante della nostra vita. Assolutamente. E perché scegliere te o comunque scegliere questo tipo di persona? Anzi, scegliere te, in particolare Luca. Ma allora, bisogna essere verticali in un settore, perché non si può saper far bene tutto. Quindi innanzitutto fai selezione o fai formazione. Noi facciamo entrambe le cose, io però faccio prettamente selezione, poi ogni tanto vengo convocato per qualche intervento di formazione del personale su competenze psicologiche, perché noi solo quello facciamo, l'ambito psicologico, però vengo coinvolto su magari tematiche emotivo-relazionali che sono più da psicologo tradizionale, quale sono io, anche psicoterapeuta. Però ecco, fai una cosa, la fai bene, sei specializzato anche nel settore, no? Questo voglio dire cosa tradizionale, non è che l'abbiamo inventata noi. Specializzarsi nel settore è importante, perché tu conosci il contesto, se no non sai le persone che selezioni, che cosa fanno, com'è il trend di mercato. Però ecco, a questo noi associamo la psicologia, che, lo ribadisco, il nostro modo di vedere fa la differenza, e oggi sempre più manager ce lo riconoscono. Sì, effettivamente fa veramente la differenza poi nel successo anche degli altri. E obiettivi futuri? Beh, obiettivi futuri, molto semplicemente proseguire su questa strada, far conoscere e diffondere sempre più l'importanza della psicologia nella gestione del personale, quindi lato selezione e poi anche lato formazione, perché ribadisco, è tutto più complesso, tutto più delicato, le persone sono tutte più consapevoli, quindi anche nella formazione, io ne ho parlato poco proprio perché faccio più selezione, ma anche nella formazione gestire il rapporto con i colleghi, gli inter pares di altri dipartimenti, gestire il rapporto con i propri riporti, no? Il tuo capo, e devo dire ancora di più, gestire il tuo rapporto con i tuoi collaboratori, volgarmente le persone che ti stanno sotto, è fondamentale, perché se non c'è un buon clima non si lavora bene e non si fattura. Sì, esatto, perché poi alla fine, come dicevi tu, conta anche poi la parte di guadagno, c'entra anche tutto il resto, ovviamente poi la parte di guadagno sì. E lancio un consiglio ai ragazzi e alle ragazze che vogliono entrare nel mondo del lavoro. Cosa ti senti di dire? Allora, prendetevi cura di voi stessi, avete studiato, avete fatto il vostro percorso, qualunque sia stato, è positivo se l'avete fatto in modo costruttivo, vi porterà avanti. Non mollate mai, credete appunto in voi stessi e prendetevi cura di voi stessi, cioè cercate di capire, ma io cosa voglio veramente? Sperimentate un po', si può sbagliare, non fatevi prendere da fisse, ho studiato questo non è nel trend di mercato, perché i trend di mercato ci sono ma cambiano anche. Se a te ti piaceva laurearti in storia, ne cito una, sì, a meno mercato, d'accordo, e quindi però buttati, se tu sei bravo in quello puoi sempre poi fare un aggiustamento di carriera, nel senso che tu porti il tuo studio, la tua competenza e poi l'aggiusti a seconda del mercato. Quindi insomma, in medio stat virtus, cerca di scegliere una facoltà sì che abbia un mercato, ma senza stravolgere le tue passioni, e poi adattati al mercato. Sono d'accordo, ti troviamo a LinkedIn come Professional Recruitment, giusto? Esatto, e Blooming Arete è la società di formazione. E sito web professionalrecruitment.it. Esatto. Luca, grazie per essere stato con noi. Grazie a te. E in bocca al lupo per tutto. Viva il lupo. Alla prossima. Storytime, Evoluzione Radio.